Dal Teatro Parioli in Roma, il Maurizio Costanzo Show. Buonasera, bentrovati e buonasera Corrado. Buonasera, parleremo di, per la seconda volta di seguito, di piccole manie. Queste manie, l'altra volta c'era la mania dell'acaro che se ne è parlato a lungo. C'è anche la dolce e simpatica mania di Star Trek. Infatti qui abbiamo una fila di un'associazione che coltiva Star Trek. Anche la signora ultima lì, anche lei? Sì, dottore, anch'io. Per carità. Poi se mi consente... No. E allora... Non io lo consento, dopo. Allora anch'io? No, bene. Dopo, signora, non subito. Volevo anche spiegare, nella storia di Star Trek non c'è il ruolo di un sacerdote, però qui c'è un sacerdote. Però io, lui mi ha detto, cosa faccio? Mi vesto come da Star Trek? Ho detto, no, rimanga vestito da sacerdote. Però anche lei è un appassionato, no? Sì, sì. Che di quale personaggio lei ama vestire? Io già anni fa ho scritto una storia di fantascienza e un carattere, un personaggio di questa storia. Bene. Un membro del club ha fatto la maschera e tutto per me per rappresentare questo personaggio. Ecco, beh, poi approfondiremo. Da quest'altra parte ci sono invece degli appassionati di X-Files, vero? Siete voi, che non siete ancora in associazione. No. Per ora no. Però, insomma, troppo poco poi che c'è X-Files, no? Quant'è? Sono tre? Ma sono un paio d'anni. Lui mi ha detto quattro, lei due, mettetevi d'accordo. Quattro. Sono quattro anni. Sono quattro anni, in Italia c'è da 2-3 anni. Da comunque. 2 anni, credo. In Italia da 2 anni, poi esiste da 4 anni. Va bene. Queste sono alcune manie. Ma conosciamo gli altri nostri ospiti. Diciamo pochissimo, ne ricordano pochissimo. Di X-Files chi è che me ne parla? Lei? Prego, si aprono il microfono, poi viene meglio, sì. No, io volevo volevo un attimo venire proprio un pezzetto sulla favola di Mughini. Mughini non so che favole vedeva da piccolo, ma il suo stesso Rolando si uccideva in modo mostruoso con i turchi. Cenerentola, una delle favole più cruente, con le sorellastre a cui vengono tagliati i piedi nella favola reale per farle entrare nelle scarpe. Biancaneve, Cappuccetto Rosso, cioè, la favola è sempre stata una delle cose più orrori, delle cose più spaventose che di solito vengono raccontate al bambino come insegnamento per il futuro. Ma se pensa la piccola fiammiferaia, ma tutte, una favola di una crudeltà mostruosa, ma tutte le favole, questa sono... bambina, scusi, che stava lì, la favola che io ho citato un po' vezzosamente, se mi consente, è una favola nata nella cristianità, nel mondo della cristianità, che era sottoposta ad una sfida molto forte da parte di popolazioni altre. Siccome quello non era un momento in cui dovevano vendere un prodotto alla televisione, ma dovevano costruire una identità culturale e religiosa, ecco che si spiega la ferocia, se mi consente, bambinesca, ecco, della favola di cui abbiamo parlato. Ho necessità di arrivare presto a X-Files, le do la parola fra un attimo, però consigliami di acquisto. Allora, scusate, dobbiamo essere rapidi su X-Files, per favore. Velocissimo, non so se come risposta a Mughini o in generale, X-Files invece rispetto a Star Trek è positivo, non è negativo totalmente, però è molto cinico come telefilm, diciamo. È un telefilm senza disilluso, diciamo, si basa proprio sull'idea che ci sono vertici mondiali che voglio tenere nascosta la verità alla popolazione. Ma la cosa straordinaria è che qualche mese fa in alcuni cinema di Roma e di Milano, mi pare, hanno fatto una lunga proiezione di X-Files. Una guerriglia è stata. Ecco, ma è stato con migliaia di persone, con file fuori dei cinema, è stata una cosa incredibile, un evento. Sì, lì è stata, che poi in realtà l'evento non era neanche una cosa, non c'erano ospiti stranieri, non c'era... No, non c'era niente, c'era solo la proiezione. Però c'era, io sono andato la sera e sono tornato la mattina alle 8, c'era per fare le foto, per vedere così, e mi hanno detto, c'era gente in fila, io sono alle 7 di mattina, ancora non mi hanno fatto entrare.
Io glielo chiedo, vabbè, no, ma... su questo dobbiamo interrogarci, voi che siete... Anche perché credo che però quelle più... c'era un sacco di gente. Erano ragazzi, voglio dire, comunque. Ogni momento ha i suoi magneti, no? Sì, signor Costanzo, però quello è un po' esterno, erano 14 anni, 15 anni, è la normale mania che prende un certo periodo della vita verso, come potresti, Beatles, qualunque cosa. Però cioè, ragazzi, no, cui piacciono i Take That, pensi un po'. O le Spice Girls, cioè ugualmente. Ma lei però non ha 14 anni, però le piace. No, ma sì, però non stavo, sono non andato stavo alle 10, ma sono andato a dormire, sono tornato la mattina alle 8. Certo, insomma, e poi bisogna fare cose pure con un attimo di tranquillità. Vuol passare al suo collega, che voleva dire, dica. Prima volevo dire qualcosa a proposito delle favole. Cioè io personalmente ritengo che tutte quante le più grandi favole, soprattutto quelle antiche, abbiano in realtà un forte contenuto morale. Le favole tendono sempre a insegnare qualcosa di positivo. E Star Trek, io sono anche appassionato di Star Trek. A lei, oltre che, sì, sono lei non si fa mancare niente, cioè sia X-Files che Star Trek. Sia X-Files che Star Trek e anche molte altre serie, diciamo, a sfondo fantascientifico. Io penso che il messaggio di Star Trek sia molto, molto importante, molto positivo. Star Trek, fra l'altro, ha anche anticipato, diciamo, molte se vogliamo scoperte, come è accaduto per molti romanzi diceva, di fantascienza. Anche quella, esatto, ragazza, sì. Diciamo che nel caso di X-Files, certo, credo che si vada su una favola molto, certo, molto diversa. Ma la signorina che sta accanto a lei con aria un po' triste, anche lei è polivalente. Lei è... Oh, sì. Infatti mi hanno chiamato traditrice i ragazzi di qua prima, perché lei è Star Trek pure lei? Sì, io sono partita da Star Trek. E è arrivata e poi, sì, però Star Trek è sempre presente. E il suo futuro quale sarà? Partire da Star Trek. Quando ci sarà un nuovo telefilm? Millennium. No, scusate, forse, ma poi sì, se c'è in proiezione una puntata di X-Files o di Star Trek, non ci sono si appuntamenti. Registra. Si registra sempre. E poi si rivede. Certo. Si rivede con calma, una volta, togliendo la pubblicità e rimettendola nel giusto ordine che non viene, esatto, rispettato sempre ad Italia 1. È una mania. Ah, questo parlavamo di manie. Questa ah, è una... Voi ordinate le puntate. Sì, perché praticamente... Ah, è una cosa carina questa, certo. Sì, diciamo che per esigenze di programmazione capite, sì, che vengono, sì, certo, disordinate. Senti, non è, certo, che fra le due cose, che io conosco poco, ma così, a naso, magari mi sbaglio, Star Trek sia, dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, sia un problema poi di sostanza, di contenuti, comunque li si giudichi, e invece X-Files sia più un problema di linguaggio, di comunicazione, cioè arrivi come una lingua per non cui la gente viene a sentire, non la ti cosa, cioè sia una forma in un certo senso. Mughini. No, tornando alla questione della favola, che è interessante, lei ha perfettamente ragione quando dice che le favole avevano una forte connotazione morale, certo, anzi addirittura venivano raccontate ai bambini della borghesia o comunque delle classi, eccetera. È chiaro che nel caso dei racconti, delle favole di La Fontaine, eccetera, tutto questo è talmente evidente. Ma qui stiamo parlando, se lei mi consente, di prodotti leggermente diversi, di prodotti che nascono dall'industria della comunicazione, dalla più spettacolare, dalla più ricca e dalla più potente delle industrie delle comunicazioni, che è quella americana. Lei capisce che, insomma, una industria che cosa pensa, se lei mi consente? A fare soldi. Pensa a creare un prodotto che sia vendibile. Certo. Allora quando si dice c'è il russo assieme all'americano, ma certo, perché questo è un valore nel quale tutti ci riconosciamo. Certamente. Chi vorrebbe che il russo picchiasse l'americano, viceversa? Quindi parlare di connotazione morale, se lei me lo consente, per questi prodotti confezionati da un'industria, mi lascia così. Beh, l'industria, e così. L'industria però confeziona... Non che ci sia nulla di male. Momento, perché... Momento, così facciamo un applauso unico. Voglio dire che l'industria confeziona anche prodotti opposti, in cui fino all'altro ieri, quando c'era la guerra fredda, l'americano batteva il russo. Quindi... Sì, ma è fatto.